Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Project Zomboid e in particolare quella col dottor Casa. Come sempre, intanto vi lascio la intro, ci vediamo fra pochissimo e buona visione. Rieccoci, allora, pausa. Sono le 6:40 del mattino, ci siamo appena svegliati e piove. Piove. È quindi positivo perché potremo approfittare per lavarci un po'. Sì, tanto si inzuppa bene il terreno fuori. Approfittiamone, usciamo di qua, anzi, e usiamo questo, visto che l'altro ormai penso sarà bello pieno. Sì, ma quello usiamolo. Usiamo questo visto che l'abbiamo qui. Allora, no, non riempio un bel niente. Non posso lavare, scusa. Non posso lavare? Mi sembra molto strano. No? Perché è pulita la roba? Sì. Ah, vabbè, meglio. Meglio, se è pulita, meglio ancora. Abbiamo così due scorte, ecco. Giù dovrebbe essere abbastanza pieno. Fuori, intendo. Andiamo a controllare, ma eccoli qua subito dei nostri amici. Vieni. Perfetto. Vieni, che ti mi sono dimenticato che devo controllare le cose, vabbè. Devo controllare le trappole. Allo stesso. Ok, qui per ora non c'è nessuno, bene. Infatti se vado a vedere su info, ben innaffiato, ottimo. Così è tutto ben innaffiato. E nel mentre abbiamo anche due barili pieni. Sì, infatti ora ci fa lavare giusto le cose che sono macchiate. Perfetto, beh, facciamolo. Visto che comunque sta piovendo ancora, facciamo. Lava tutto. E nel mentre cucineremo qualcosa, quindi una bella pentola, anzi ne approfittiamo. Queste pentole, i secchi, facciamo un po' di scorta d'acqua. Tanto a un certo punto questa poi si riempirà con la pioggia, se pioverà ancora, se no, vabbè, tanto qui comunque va bene. E ne mettiamo una via. E una la teniamo e ci facciamo un po' qualcosa che vediamo un po' che cos'è. Cucinare, cosa potremmo fare? Allora, o il riso o la zuppa. Zuppa però con che cosa? Brodo non ne ho. Fagioli bianchi, forse ce li avevo dei fagioli, fammi vedere. No, allora dobbiamo averli finiti. Quindi non è che c'è molto per fare una zuppa, onestamente, quindi direi di no. No, perché qui non vedo nient'altro. Latte, riso, no, niente. Peccato, speravo che fosse rimasto, invece non è rimasto. Va bene, uguale. E patate ovviamente ancora un po' ci vuole, quindi facciamo il riso per ora. Facciamo il riso e a sto riso ci aggiungiamo qualcosa. Per ora qua mi fa solo olio e pepe, però in realtà qui ci abbiamo qualcosa da aggiungere. Possiamo aggiungere forse tipo le patate e i pomodori, fammi vedere. Allora, il chili non ne ho. Fagioli comunque non ne ho. Allora, pasta di pomodoro, no, patate non le posso mettere, ok, quindi faccio prima non aprirle. E poi avevo detto pesche nemmeno, perché sarebbero qua anche loro, intanto fanno schifo. Pomodori in scatola, pomodori
Pomodori, pomodori, pomodori in scatola si può, sì. Quindi potrebbe essere una buona idea. O di pomodori. Ne apri una. Non è che c'è rimasto più molto, eh. Non c'è rimasta molta roba. E apriamone due a sto punto di pomodori, visto che non ci possiamo mettere altro. Riso e pomodori. Non mi sembra niente di particolarmente speciale, ma andrà così. Andrà così, quindi crea riso, aggiungi il pomodoro in scatola e aggiungi altro pomodoro in scatola. Poi ci aggiungiamo olio e pepe. Ok, mi sembra che non possa aggiungere nient'altro, esatto. Com'è? 34 fa un po' schifo, onestamente. Accendi fuoco con straccio fiammiferi. Tanto andiamo a buttare questi e a prendere un po' di ciotole. Dove tenere il riso da parte. Via barattoli. Dentro 4 ciotole, 4 scodelle. Perfetto. Perfetto, qui è ancora crudo, non manca tantissimo, però ancora un pochettino sì. Qua c'è ben qualcosa da leggere al volo, no? Piove ancora un po', meno male. Meno male. Spegni fuoco. Panne 4 scodelle. Fa un po' schifo, eh? 44 non è che sia il massimo, eh? Probabilmente già 2 ci leveranno giusto la fame. Come va attualmente il peso? 81 stabile, va bene. Sai che dobbiamo mangiarle tutte. Riempi la pentola. Visto che piove, questa pentola la mettiamo via. Ok. Va bene, se 3 scodelle via. Dai. E ci portiamo l'ultima, via. A sto punto possiamo uscire. Qui abbiamo controllato, abbiamo lavato dappertutto. Anzi, io direi prendiamo le molotov che me le sono dimenticate. Non sa mai, possono sempre servire. Abbiamo fatto apposta. Eccole qui. Queste le dobbiamo mettere in macchina e le teniamo in caso di emergenza. Ok. Poi dovrei levare un sacco di roba, perché già qua è mezzo pieno, ma quello poi lo leveremo con comodo. Allora, lancia il manganello, il cacciavite lo mettiamo dietro, la chiave inglese. Beh, come questa è quasi andata, quindi cerchiamo di farle andare. Intanto io direi, prima la mappa, perché vorrei andare onestamente qui, però mi è stato consigliato. Mi è stato detto che ho mancato un pezzo qua nella libreria, quindi andiamo intanto a vedere il retro della libreria. Si è veramente dimenticato di controllare lì se c'erano dei libri interessanti. Qua ci posso andare? Sì. I zomboni li avevamo spostati in un'altra zona. Anche qua è pieno, eh. Qua ce n'è un po'. Ce n'è un po' tanti. È che ci divertiamo oggi. Mi sa che ci divertiamo. Ok. Pronti così per eventualmente scappare. Di qui c'è qualcuno? No, bene. Discreta zona per combattere. Molto bene. Occhio perché iniziano a essere tantini. Ok, tiriamo fuori la lancia. Iniziamo a sfoltire un po' la massa. Bene. Anche perché di là non ho visto come siamo messi, eh. Occhio. Bene.
Bene. Dovrei alzarla un po' sta lancia, onestamente. Mi sa che siamo ancora a zero. Non ci guarderò ora, sicuramente. Ok. Molto bene. Perfetto. Allora, è anche resistita pure. Mettiamo per ora la chiave inglese. Allora, questo non ha niente. Niente, niente. Un orologio digitale. Mettiamolo qua. Sì, intanto mi sposto le cose. Ok. Poi non ci capisco più nulla. No. Questi sono gli stessi che abbiamo già controllato. No e no. Sempre mappa di Louisville. No e no, ok. Vieni qua, te, che sei qua da solo. Ok. Perfetto, allora facciamo una cosa. Voglio vedere intanto Louisville. Onestamente penso che, esatto, quasi tutta si è già vista. Bene. Quindi mappe, boh, si serve, ma relativamente a recuperarle. Invece, quello che vorrei fare ora è andare a vedere come siamo messi con lancia. No, in realtà un punto ce l'abbiamo. Ne abbiamo un terzo del secondo, mentre manutenzione è già a 4. Bene. Bene. Donna quanti. Questi va bene, hanno seguito la macchina, ma quelli lì. Bel gruppetto di una quindicina, ventina di zombie. Che penso che lascerò lì, onestamente. Probabilmente seguiranno la macchina quando partiremo, ma li semineremo, spero. Perfetto. Allora, no. E no, va bene. Ce n'era ancora uno che onestamente farei fuori volentieri. Vieni ciccio, non mi sembri neanche particolarmente sveglio. Perfetto. Niente. Allora. Qui sotto un bel gruppo, ma non mi sembra che abbia nulla di particolarmente interessante. Questo di Donut onestamente mi interesserebbe, se non fosse che immagino sarà tutto marcio. Ok, andiamocene a vedere un po'. La libreria. Lo so che ci sentiranno. Non avevo molti dubbi. La libreria è qua sopra. Enigma Book. Eccolo qui. Allora, mi fermo, macchina accesa perché voglio essere pronta a ripartire in caso di emergenza, che potrebbe esserci. Potrebbe. Sì, potrebbe molto facilmente. Con tanti. Sì, leviamoci da questa zona. Ok. Ci stanno inseguendo in un pochettino. Allora facciamo così. Chiamiamoli e poi seminiamoli. Non so dove si va qua, onestamente, quindi non so. Cosa mi vado poi eventualmente a precludere come zona, ma. Ah, ma no, qua sì, c'ho già con. Cioè, questa parte qui l'ho già vista, il posteggio. Ok. Fare attenzione poi a non sfondare il cofano, perché sennò poi si piglia tutti i danni il motore. E a quel punto possiamo dire addio alla macchina. Questi qui proviamo a seminarli qua nel, a lasciarli qua nella zona.
poi li lascio qua dentro, che abbiamo già visitato. E poi ritorno indietro, dall'altro lato. Forse un po' troppo presto. Molto presto. Molto presto, ma potrebbe... Vediamo, potrebbe anche aver funzionato in parte. E qua c'è ancora un bel gruppo che stava venendo in giù, cavolo. Proprio in giù dovevate venire. Non è che sono molto contento di questo. Via. Via. Eh no, sto gruppetto onestamente lo devo seminare. Allora, questa via l'ho vista, quindi onestamente li posso portare tutti in qua, c'è solo una casetta qua da sola, li posso portare in qua tranquillamente e poi facendo il giro largo ritornare a casa. Facciamo così, intanto voglio essere sicuro di prenderne tanti, perché poi lì non ci potrò più andare ovviamente, perché ci sarà questo bel gruppone. Che gruppone. Ok. In questo modo, anche se ho dato un colpetto alla macchina, cerco di raggrupparne il più possibile. Bravi, venite pure in qua. Ora devo fare attenzione a non picchiare. Ah, ecco cosa c'è. C'è una sorta di cantiere. Ecco, infatti. Che gruppo anche qua. Porca vacca. Trovo molti meno visto che siamo lontani da casa, invece è pieno anche qui, Ok, dai che ci passo. Solo uno va bene. Questi non è particolarmente... cavolo quanti. Cavolo quanti, ok. Via. La via era questa? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Sì. Sì, era questa, ok. Sembrava un po' piccola. E non so neanche qual è la nostra deviazione, ma penso che sia questa. È obbligatoria, ok. Ah, qui è un pochettino che manchiamo, si vede. Hanno già preso possesso del parchetto. E questi? Vicini a casa anche. Stiamo iniziando a finire un po' la benzina. Arrivano ma in pochi. Per ora sembrerebbe almeno. Facciamo così. Facciamo intanto così. È l'1:20 e non sono riuscito comunque a vedere Enigma Book. Aspetta, speravo di avere il bonus. Duto qualcosa. Quindi, mi sono abituata alla lancia, questa c'ha meno gittata. Dai, vai un po' a terra. Bene. Ottimo, benissimo. Allora, mappa di Mark Ridge, che intanto non credo di sapere dov'è. Sbagliato. Consultiamo giusto ad averla in mappa. Poi
Orologio digitale ancora. Niente. E niente, va bene. Essendo ancora presto, io ci provo. Anzi, prima di andare, scusa, ho sbagliato. Voglio controllare un po' come è messa questa macchina. Ok. Il cofano 42. Il cofano avrebbe bisogno di un po' di riparazioni. Cofano, cofano, cofano. Come si ripara? Ricordami. Viti lamiera o torcia lamiera e lavorazione metalli A1 che aumenta il potenziale successo. Ah, ok, ripara molto di più, ma con più difficoltà. Oppure due lamiere piccole, sempre lavorazione metalli 1 e sempre una torcia al propano, va bene. E ripara molto meno con... Ok, quindi si può fare anche senza riparazione metalli, ma... E senza la torcia che non ho, ma mi serve... Ok, va bene. Servono delle viti e una lamiera. E non sono certo di avere. Viti forse qualcosa sì, non so quante. Lamiere non ne ho idea. Mi sembra qualcuna sì, ma non credo tante. Cavolo, io speravo fossero andati via, invece sono ancora qui. Ma è possibile? È possibile che quando invece non ti devono seguire, ti seguono fino all'inferno. E quando ti devono seguire, fanno un metro e se ne vanno. E poi si fermano. E che cacchio. Quanti? Ok, ora vediamo di passare in mezzo facendo meno danni possibili. Ottimo. E ora rifacciamo il giro. Sperando che stavolta ci seguino per un po' di più. Cerchiamo di ripassare qui in mezzo senza prendere troppi danni alla macchina. Perché abbiamo già visto che il cofano è già messo un po' così, eh. Per ora sì, ma ce n'erano altri parecchi. Cerchiamo di stare fuori dalla strada. So che non è il massimo, ma in strada c'era un botto di gente. Qua invece è più stretto e poi c'era la macchina, eccola lì. Me la ricordavo di un altro colore, ma sicuramente era questa invece. Ok. E niente, mi sa che oggi da Enigma Book non ci si va. Mi sa che ci tocca tornarci a piedi. Qualcuno che arriva? Sì, figurati se non veniva nessuno. Se no abbiamo trovato comunque un buon posto dove lanciare la Molotov, ovvero il giardinone enorme in mezzo, ora ve lo faccio vedere, dove praticamente abbiamo seminato il gruppone. Allora, questo non c'è niente. Non c'è niente. Qui per terra che cos'è? Niente, solo bandane. Niente. Va bene, tipo qua. Si potrebbe attirare un bel gruppo qui e qui si fanno pochi danni, perché onestamente è vero che la base è abbastanza vicino, ma mettiamo piuttosto un po' indietro. Qua. Non dovremmo fare grandi danni. Non lo so, vado a vedere ancora una volta. E lì veramente dobbiamo fare solo un secondo, ma... Finché ci sono questi grupponi zombie in mezzo... Continuano a romperci le palle. Qualcuno io l'affronto anche, ma questo è più di qualcuno.
parecchio più di qualcuno. Iniziamo a sfoltire un pochino, un paio di lance le abbiamo. Occhio, perché le spalle non sono mica coperte. Porca vacca, ecco qua. Dai, dai, ci mette troppo tempo a passarmela dallo zaino, eh. Sì, buona. Bello questo colpo. Non ti fermare così tanto. Vale, no. Non va molto bene. Ecco le forbici. Un po' lenta, forse. Minchia come perde subito l'integrità. Ok. Porca vacca, oh. Vediamo di rallentarli un pochino. Nel mentre che con molta calma ci passiamo l'arma. Tu magari hai un manganello, no, eh? Sì, cazzo, subito. Primo colpo, subito integrità persa. È già rossa, eh? Già rossa, non sono tantissimi perché un po' ne abbiamo già fatti fuori, ma vediamo di dividerli. Cerchiamo di non prendere, di non stancarci troppo. Bravi, bravi. Buono, questo. Fa parecchi danni, eh. Poi sicuramente erano già indeboliti, ma. Liscione. Che altre armi non ne ho? Soprattutto devo liberarmi anche di queste. Altre lance, inteso, non altre armi. Altre armi di distruzione di massa, come le lance. Devo ridividerli di nuovo, è meglio. Anche perché sto iniziando a far fuori parecchia benzina. Ok. E non l'ho divisi granché. Ho diviso egregiamente questi due qui, ma sono dall'altro lato. Quindi non servono assolutamente a niente. Bene, bene, dai. Però ci ha raggiunto uno in più. Che bel colpo. Merda, sono fatto vedere da questi qua. Giro, giro tondo. Ok, bene, male. Molto male questo. È stato un liscione che proprio non ci voleva. Dai, vieni te davanti. Cazzo, che liscioni, oh. Ok. C'hai altre lance qua? Sì. Potrei staccarli un po' e prendere qualche lancia. Anche
anche perché così, se no, non li faccio fuori più. Vediamo se riusciamo a prenderne un paio. No. No, sono stato lentissimo. Vabbè, però uno sono riuscito a farlo fuori. Ora via, perché di qua non so cosa c'è. Non so se le spalle parate. Sta iniziando a diventare stanchi. Occhio. Però loro stanno iniziando a finire. Ok. Ok. Vabbè, questo era un bel numeretto, eh. Ora però abbiamo fatto fuori parecchia benzina. Un marsupio, ok, questo potrebbe venire comodo. Possiamo indossare sulla schiena, in aggiunta, vero? Sì, bene. Manganello, questo mi piace molto. Dammi. Manganello, assolutamente sì, mettimelo qui. Ok, poi qui cos'altro c'è? Nulla. Non dico che il manganello già ne è varsa la spesa, ma quasi. Ora è il momento di tornare a casa. Abbiamo fatto fuori un bel po' di armi, però, eh. Ah no, ho sbagliato. Sono un pirlone. Sono veramente un pirla. Oh no, no, non ho sbagliato. Allora quel gruppo di zombie non so perché arriva per lì. Questo? Stanno migrando un po' troppi zombie. Domani mi sa che ce lo prendiamo di riposo e ci riempiamo di lance. Perché sta iniziando... sta iniziando ad esserci bisogno di... un po' più di armi. Ok, allora, qua in Ranger come sempre non c'hanno niente. Urca, ne arrivano altri. Ne arrivano altri. Allora, dammi una lancia qui. E due lance qua. Pronte per poi, eh? Quando si possono servire. Ok. Siamo pronti al round 2. Stavolta difendiamo casa. Venite, signori, venite. Bravi, disperdetevi un po' a volte, anche se qui mi state chiudendo in un punto che non mi piace. Dai. Allora, no, no. Gatto. Bravi, andatevi addosso. No, no, va bene. Sì, ma io questi qui onestamente qua vicini a casa non ce li voglio. Finché non ho il malus, vado. Ok. Vabbè, questo lo prendiamo. Ci è costato molto, eh. Oggi abbiamo fatto fuori tre lance e anche questa comunque non penso che arriverà alla fine.
Vieni. Ecco, infatti. Allora, forchetta, niente di che, no? Un orologio digitale almeno. Ok, va bene. Qui non c'è più nessuno. Io direi che possiamo andare a casa per un meritato riposo. Porca vacca ancora. E poi domani smantelleremo. Dove vai, Ciccio? Vabbè, se vai di là va bene, vattene. Noi li smantelleremo. Approfittiamo per portare dentro il frigo. Quanto pesa l'uno? 15. Qua ci sta? Figurati. Però posso mettere intanto l'arancia qua dietro. La mappa buttarla. La scatola vuota qui. E la bottiglia vuota qui. Ok, e prendermi. Frigo 1, frigo 2. Almeno liberiamo un po' di peso. Ok. E poi posizioniamo un frigo, direi, qua. Non so. Non lo so, dove lo metto? E boh, perché in realtà qui occupa la porta. Qui è in mezzo. Beh, per ora mettiamola qua, poi vedremo. Ok. Tanto adesso non serve. Allora, lancia, le lance che abbiamo qua dietro, abbiamo qua poi. Va bene. Allora, qui questa scodella. Qui andiamo a mettere gli orologi che in realtà smontiamo direttamente. Tanto oggi non abbiamo tantissimo da fare, non mi sembra ci siano libri da poter leggere. Ah sì, io farei... Perché? Perché non ho coltelli? Ok. Crea lancia, 4. E poi dovremo farne però, eh. Se 4 lance, poi le andiamo a mettere in macchina. E qui ci mettiamo questo. Ok. È arrivato il sonno. Intanto i chiodi ci sono. Io cercavo delle viti. Viti, viti, viti. Mi... Ah, c'è una scatola. Molto bene. E una sola lamiera, però. Va bene. Allora, a sto punto ci rimettiamo di qua la bottiglia. Queste taniche vuote per ora le teniamo qua, però mi pesano un pochettino. Secondo manganello lo potrei anche levare. Facciamo. Facciamo che riempiamo tutto. Ne ho altre, sì, chiave giratubi ne ho altre, perfetto. Quindi questo manganello lo posizioniamo qua. Ok. Molto bene. E direi che non abbiamo nient'altro da fare per oggi. Fammi vedere eventuali libri. Questi sono già letti. Allora, a noi serve carpenteria 3 che non ho sicuramente. E basta. Niente. Ok, l'unica cosa che non ho. Cioè, l'unica cosa che ci manca è quella che non abbiamo. Protezione? Sì, non abbiamo cose rotte. Ok. Direi che oggi allora facciamo qualcosa di un po' più tranquillo. Via lo zaino. E ci facciamo un po' di allenamento e poi basta. Per oggi abbiamo dato. Anche se ce ne andiamo via un po' prima, ci sta. Ci sta. Indosso sulla schiena. Poi questo la schiena e questo sul davanti.
Chiave inglese. Sì. Così la facciamo fuori. Quello che volevo fare. Martello e cacciavite. Potremmo fare smantellare un po' sta roba. Martello. Pensavo di averlo un martello dietro, eh. Martello e sega. Potremmo anche smantellare sta roba qui, onestamente. Però vorrei anche andare in altre zone e altre case. Va bene, qua a terra cosa c'ho? Questo non l'ho presa. Ah, ci ho messo questo vuoto, ok. Perfetto. E io direi ci sediamo. Facciamo passare un po' il tempo nel mentre prepariamo anche il nostro solito diario. 8 agosto 1993. Anche oggi me la sono vista brutta. Gli zombie stanno facendo più intraprendenti e girano in gruppi. Che abbiano una qualche forma di intelligenza. Staranno dialogando tra loro. Sarà meglio portare avanti le mie ricerche se voglio provare a uscirne. Stiamo finendo anche il secondo diario e direi che con questo facciamo andare avanti ancora un po' il tempo perché è troppo presto. Siamo affamati. Fammi andare giù al volo a mangiare qualcosa. Non pensavo avremmo avuto così tanta fame. Ah, beh, giusto, ci ho messo adesso il frigo davanti. Qui, qualcosa giusto da placare un pochettino, eh. Non è che c'ho più molto, eh. Ste patate in scatola, magari le posso fare in padella. Dammi delle pesche. È rimasta poca roba. Va bene, mangio. Speriamo che le patate vengano fuori presto, che quelle mi servirebbero parecchio. Non è che sia servito così tanto, ma almeno non moriremo di fame. Quasi mezzanotte, facciamo passare ancora un pochino e poi direi che a mezzanotte e mezza ce ne andiamo a dormire. Perfetto. Dormi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ricordate di mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale. Ci vediamo la prossima volta con il nostro dottor Gregorio Casa, che continuerà la sua sopravvivenza dentro l'Apocalisse. 7:20, va benissimo, ci vediamo. Ciao ciao.